Ecco, adesso vediamo le ultime cose che ci interessano, ecco, amore, fortuna e felicità. Moltissime persone venerano una divinità affinché porti loro fortuna nella vita. Nell'antichità, per esempio, i romani avevano istituito il culto della dea Fortuna. Il popolo Ewe del Togo in Africa occidentale crede che l'anima di ogni feto debba visitare Ngolimeno, la madre del popolo degli spiriti. Se ha la fortuna di piacerle, la dea le concederà una vita felice. I giapponesi venerano i sette dei della fortuna, di cui uno, Benten, in realtà è una dea. I cinesi sono il popolo che più di ogni altro ha sviluppato culti propiziatori. I fortunati gemelli Ho-Oh, a destra, sono spesso rappresentati accanto a Zai Shen, il dio della ricchezza. Un altro popolare trio costituito da Fu Shen, dio della felicità, Lu Shen, dio della fortuna, e Shou Shen, dio della longevità. Questi sono i gemelli, eh? Tra l'altro poi sono presenti anche nel Pantheon Yoruba, di cui adesso non mi ricordo come si chiamino, vengono adorati tipo in Brasile, mi sfugge però il nome, ecco, sono praticamente questi due gemellini, ecco, maschio e femmina mi pare. Poi abbiamo Venere, ecco, che è forse quella più famosa, la dea greca dell'amore e del desiderio, Afrodite, Venere per i romani, nacque dalla schiuma del mare. Abbiamo qui poi ovviamente come dicevo prima del culto del martello, questa è una bellissima statuetta come vedete qui quando lei esce dalla conchiglia, ecco, è del secondo secolo avanti Cristo. Poi tra l'altro come dicevo il fatto che Afrodite comunque fosse la dea della fertilità dell'amore e fosse comunque legata a un dio che era legato al martello, ovvero Efesto, farebbe appunto pensare che presso i Greci, e comunque presso molto probabilmente anche i Celti, cioè tutta quella parte lì dell'Europa meridionale, il martello fosse comunque legato alla fertilità, l'idea di fertilità, perché poi ovviamente gli dei del martello comunque avevano delle spose femmine, quindi ad esempio Sucellus era sposato con Nantusuelta, per dire, quindi lui faceva la parte del martello e lei dell'incudine, molto probabilmente. Poi qui abbiamo Benten, ecco, che cavalca un bue, simbolo della buona sorte. L'altro Benten è molto bella nelle rappresentazioni dei santini, ecco, molto bella, però purtroppo non sono ancora riuscita a trovare niente su di lei nello specifico, eh. Però da un punto di vista artistico è davvero molto bella. Poi ecco, abbiamo questo caso curioso che è rappresentato nel buddismo giapponese Kuan Non, il dio, la dea della pietà. I sacerdoti lo considerano una divinità maschile, ma la maggior parte delle persone lo invoca come una dea, se ne conoscono addirittura 33 forme femminili. Questa statua mostra il dio la dea che porta in braccio un neonato. Per dire, quindi è un po' interessante questo discorso. Adesso non so se effettivamente questa sia una forma di Kuan Yin, per dire, o sia qualcosa di analogo che le somiglia. Come vedete qui, questa qui in realtà alle origini era considerata maschile, poi però il popolo ha iniziato a considerarla femminile, quindi poi c'è stato un cambio di genere per questa divinità. Che poi non è un caso isolato, perché in realtà mi era già capitato per un dio giapponese o dea giapponese collegato comunque alle volpi e al riso, mi pare fosse Inari, mi pare che effettivamente in certe storie è maschile, in altre storie invece diventa femminile, per dire, quindi poi questi cambi di sesso comunque sono frequenti nella mitologia. Niente, poi concludo leggendovi Sekhmet, ecco, che è la dea leonessa famosa, ecco, molto potente, che molto probabilmente comunque non era di origine egiziana, ma era di origine un pochino più sotto, molto probabilmente del Sudan. Gli dei di molti popoli sono rappresentati come esseri a metà tra uomini e animali, questo vale soprattutto per quegli egizi, quasi tutti infatti potevano assumere almeno una forma animale. Per esempio la dea Mukator era venerata anche come la leonessa Sekhmet o il gatto Bastet. Il dio cane o sciacallo Anubi poteva trasformarsi in serpente o falco, il dio sole Ra si tramutò in gatto per tagliare la testa al malvagio serpente Apep che lo attaccava ogni notte. Ecco, poi qui ad esempio abbiamo il famosissimo Garuda che avevo già citato, che è al veicolo di Vishnu, se non ricordo male, sì. Ed è una sorta di in parte uccello e in parte uomo, eh. Molto amato. Questo invece è una maschera, non so dove però, singalese, sì, maschera singalese, sì, dello Sri Lanka.
che rappresenta, ecco, una garage, il demone serpente. Avevamo visto che anche in Sri Lanka c'era tutto questo discorso del teatro e della danza. Niente, direi che le cose che ci interessavano ve le ho lette tutte, nel senso mi sarebbe piaciuto fare tutto il libro, però ovviamente per problemi di tempo, ecco, di connessione, non posso caricare 30-40 video a volta. Quindi vabbè, le cose che diciamo si collegavano al nostro canale le ho viste, ecco, le abbiamo viste. Questo libro comunque cercatelo, ecco, se lo trovate nelle biblioteche leggetelo, datemi uno sguardo che è molto bello, perché è pieno proprio di rappresentazioni. E niente, vi saluto qui. Il prossimo argomento che vediamo saranno gli slavi, eh? Vedremo prima da un punto di vista geografico-storico cosa si intende con questo discorso dei popoli slavi, e poi lo vedremo anche da un punto di vista di condizione della donna e ovviamente di Pantheon, eh? Poi tra l'altro ieri ho tirato giù anche un po' di immagini da un sito che di Santini bellissimi, quindi poi ve li metterò sotto a livello di link. E niente, vi saluto qui. Spero che i video siano stati interessanti, e vi saluto alla prossima analisi.